Avanziamo. Ah no, forse è qui che si combatte. Ah, forse qui si combatte e poi nelle prossime stanze invece si prosegue con la storia. Va bene. E allora combattiamo, forza. Tichete tichete. Vabbè, come in Kingdom Hearts che nel castello Disney c'è il portone enorme, poi c'è la porticina piccina picciò. Vediamo. Allora, sono abbastanza sicuro che non ci siano oggetti da prendere qui. Anche perché se non ricordo male, per proseguire dobbiamo aspettare che sia il gioco ad aprirci la prossima porta che è qua dietro. No, ma guarda, un blocco fluttuante. Gnom. Ciao, sono una pianta carnivora. Blub 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 blub. Beh, che schifo. Eccolo lì, la crepa nel muro che ci farà passare. Ma poi perché? Ma state lì nascosto, ma scusami. Vabbè, oh, se la pianta si diverte così. Oh, oh. Mamma. Go, go. Boia di. Oh, i pidocchi. Oh, ma guarda un po', vola. Allora, trampolino. Nonostante tutto, in questo momento è l'opzione migliore di danno. Devo guardare in alto, perché se no, ecco infatti. Perché se no poi mi perdo via chi sale e scende quando. No. Che poi la differenza fra questo e il fiore clone è proprio il fatto che tu qui non vedi chi sta arrivando. Perché almeno col fiore clone, sì, sono tanti e poi una certa iniziano a diventare veloci. Però tu almeno sai chi verrà dopo il tasto che già stai per premere. Qui invece sono in alto e non puoi sapere. Aia. Non puoi sapere chi scenderà quando. Ma sì, dai, continuiamo col trampolino e vaffanculo. Sto combattimento lo facciamo così. Luigi. Mario. Baby. Baby. Luigi. Mario. Luigi. E ha sbagliato. Appena ho detto baby già sapevo di aver sbagliato quale dei due avevo tirato giù. Tanto ce li hanno regalati fino adesso i trampolini, usiamoli. Ok. Adulti e bimbi. Vediamo fino a che punto riusciamo ad arrivare. Ah. Niente, io dopo un po' mi perdo. Io dopo un po' mi perdo. Non so se è colpa mia o boh. Prima Luigi. Ah no, qua assieme, ok. Quindi quando fa la capriola vuol dire che vanno tutti e due in contemporanea. Prima. Ok, questo
Questo l'abbiamo capito. Prima, quando fa il la buttata giù dritto, va prima da Mario e poi a Luigi. Ok, baby Mario, Luigi, Luigi. Ok, se devo fare lo stesso quantitativo di danno, tanto vale usare il bombardone. Quindi, baby Mario, Luigi, Mario, Luigi. Morto? No, 137 sto giro. Un po' meno poco, eh. Mario. Ancora uno? Oh, ma quanti? Dobbiamo farli, ok. Che bello però l'effetto 3D della sabbia che viene aspirata. Fatto bene. Io qui utilizzerei i fiori di ghiaccio. Morto? Wow, me ne aspettavo molti di più di colpi. Parapam param pam pam. Perfetto. Ultra spora, va bene. Però guarda, abbiamo trovato un altro pezzo della stella cobalto. Che botta, speriamo che la macchia fotografica non si sia rotta. Ehi ragazzi, avete messo fuori combattimento quel broccolo gigante, bravi. Quando mi ha ingoiato ho avuto paura che fosse la fine. Ma ditemi, avete recuperato il pezzo della stella? Ha un fascino misterioso, c'è qualcosa di magnetico, qualcosa di... Ah! Nel cristallo c'era qualcuno che mi guardava! No, forse è la mia immaginazione. Sono un po' fusa, ho bisogno di una dormita. Comunque, come butta, cosa farete una volta trovati tutti i pezzi della stella? Sapete, siete un po' strambi, ma siete fortissimi. Su, questo non ci piove. Già, voi siete fortissimi, ma anche la sottoscritta sa il fatto suo. La madonna! Già, quando gli cerubi mi hanno preso e trafugato questa cosina, non è meravigliosa? Credo che questa chiave venga dall'astronave madre. Chissà che cosa aprirà, forse una porta segreta? È un mistero in piena regola. Ma scommetto che ne verrà fuori uno scoop esplosivo. Cosa? Volete sapere se ho visto la principessa Peach dentro la pianta piragna? Sì, c'era, io l'ho vista. Però la pianta l'ha sputata appena ha ingoiato me. Acidi erbolina, io ero già pronta per un'intervista esclusiva. Sono sicura che c'è ancora da qualche parte nelle caverne. Su, gambe e spalla, andate a cercarla. Io invece cercherò di capire come usare la chiave. Quindi ora vi saluto, arrivederci, in bocca al lupo. Ah, dimenticavo, vi sono debitrice. Brava. Bisogna sempre saldare i propri debiti. Andiamo a salvare. Va bene, rompiamo il muro. E proseguiamo. Adulti, andate a prendere voi bimbi. Ecco qua. Allora, vediamo cosa si nasconde dietro questa magnifica porta. Mario, è possibile? Mario, sei tu? Mario, aiuto, Mario! Ah! E ti pareva? Mai una volta che si può vivere tranquilli. Ecco fatto. Andiamo a salvare nuovamente Peach. C'è qualcosa di strano. Oh cacchio, Maestro Todd sarà infuriato. E ora si parte in 5. Alla volta del castello del presente. Orrore, questo fungo, come ha osato attaccarsi al viso della principessa? Mi permette di dire che sono piuttosto curioso di sapere come ciò è accaduto. Ironia della sorte, potrei conoscere la principessa da adulta invece. Temo che dovremmo aspettare che marcisca e cada il fungo, non la principessa. Mia cara, sta bene! Contento? Flecassone che non sei altro? L'hai fatta piangere di nuovo! La principessa di qui, la principessa di là, e io in mezzo. Ehi, l'importante è che la principessa sia in salvo. Venga, principessa, perché non si riposa un po'? Wick!
Vabbè, andiamo a salvare. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!